questo nuovo video ci siamo qui su Minecraft nella valiglia per presentarvi roba bella 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 che ho costruito in 3 giorni. No, ma voi, no, io non sto scherzando, raga. Da giovedì, anzi da lunedì a domenica, quindi sono in realtà tipo 6 giorni, raga, non potete capire. Ho costruito tanta di quella roba che porca vacca, voglio morire. Cioè, non potete capire quanta roba ho costruito. Aspettate che mo vi faccio vedere. Allora, ho costruito tanta roba. Infatti, come vedete, qua ci sono robe belle. Lasciate stare queste cose qui, poi capire perché le abbiamo. Allora, qui c'è una torre, no? Delle mura. Ecco, queste mura le andiamo. Come vedete, ci sono tante mura, tantissime mura. Adesso appena riesco ci entriamo dentro. Giusto, sì. Mamma mia, raga, voi non potete capire che cosa brutta è stata fare sta cosa. No, veramente. Ci ho messo un sacco, ci ho messo 6 giorni per costruire tutta questa roba. Sia perché da un lato dovevi farmarle le cose, dall'altro comunque dovevi. Dall'altro le dovevi costruire. Mamma mia, raga, non può. Guardate, allora, qui abbiamo la prima linea di mura che è lunghissima e arriva fino ai confini del nostro borghettino intorno al villaggio, no? Vedete, non ci arriviamo. Guardate come sono lunghe queste mura, veramente. E arrivano qui, dove c'è un'altra torre per poter entrare, ovviamente. Poi da qui non esiste più niente. Quella via poi la continueremo un giorno per arrivare alla falegnameria. Dovevo farla all'inizio, ma poi non l'ho fatto più. Tra l'altro, la casa lì sotto è anche finita. Raga, ci ho messo un sacco. Qua, là invece iniziano le l'altra striscia di mura, che è ancora più corta, e praticamente arriva. Questo coso l'avevo buttato perché l'avevo preso con la palla e poi l'ho buttato perché non serviva, e non occupavo spazio nell'inventario, mi serviva lo spazio in quel momento, quindi l'ho dovuto buttare. Poi qui dentro c'è l'altra torre, dicevo, solo che come caspita ci salgo, non lo so. Allora, se riesco posso fare parkour sulla montagna. Ok, Madonna. Mastro parkourer. Quindi qua c'è l'altra torre. Perché sono torri di guardia queste, ovviamente. Dubito che non l'avevate capito alla fine. E praticamente per di qua. Fatemi commentare ogni tanto perché. Io lo sapevo che non avevo premuto le cose. Comunque ho costruito tante mura. Capito? Vabbè, poi andremo a rivedere le altre, va? Qui, poi qui arrivano e si fermano qua perché qui poi si faranno dopo. Se vedete là sotto incendi è normale, li ho messi io. Sì, perché raga, ma voi non potete capire quanta roba ho dato fuoco. Mi chiamavano piromane. Mi chiamavano piromane che incendia le cose di notte. Comunque qua ci sono le altre mura che arrivano fino ai confini con il nostro villaggio, l'avete sentito. Qua invece ci volevo fare una zona mercantile. Perché infatti abbiamo questi cosi? Perché volevo sostituire questi qui in cobblestone con quelli in stone brick, perché sono molto più carini, direi. Per illuminare le strade, ovviamente, se no che cacchio si usano. Ma vabbè, questi sono due esemplari, due esempi di bancarelle che poi andranno riempite all'interno e saranno tutte in questo modo fino alla fine. Però ovviamente con colori diversi, poi le metteremo che venderanno qualcosa. Vabbè, e poi le faremo pian piano, le farò anche da solo ovviamente perché mica possiamo dedicarci solo a questo in video, se no 26 episodi solo a questo. Quindi per i 6 minuti rimasti, nemmeno, vediamo di modificare barra aggiungere lampioni qua. Mi sono preparato e ho messo tanta roba. Allora, ragazzi, se non sono simmetrici,
Lo so, non c'ho voglia di farli simmetrici, mi secca, non ho voglia di farli simmetrici, quindi se lo so non lo so benissimo. Anche perché io, ragazzi, sono il primo che si incavola a bestia quando vede qualcosa che non è simmetrico, però intanto adesso mi secca metterli tutti precisi precisi, quindi li mettiamo a caso. Allora, questo qui mi devo ricordare che è 5 blocchi più alto, perché se no la lanterna andrà in faccia alle persone. E non va bene questa cosa. Allora, io qui non posso metterlo, quindi. Quindi nulla, perché penso che sia quello che devo mettere. Quindi qua dobbiamo fare così pure io. Ah! Ok. 2, 3, 4, 5. Ce la faccio? Ok, vai l'altro, l'altro, l'altro. Vatti l'altro! Ok. Scendiamo e mettiamo la lanterna. Poi qui in mezzo illumineremo come ho fatto con questo esempio, con questo qua, ovvero metteremo la torcia attaccata alle bancarelle e la lanterna, volevo dire, la metteremo così per illuminare all'interno. Forse potremmo metterla anche qui, però qui non ci entra, quindi. Se io metto questo qua sopra, infami, infami. Perché? No, adesso si è fatto così. Vabbè, mi devo procurare un pezzo di erba. Va bene. Ah, tra l'altro, qualche giorno fa, no, in realtà ieri è stato. Ieri per me, voi state vedendo il video giovedì, sono stupido. Vabbè, comunque, domenica, il gioco l'ha maneggiato mio fratello, quindi diciamo che si è un po' fatto tutto male e c'è roba che non doveva esserci, per colpa sua. Quindi la vita dei problemi. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. E poi qua dentro non le possiamo mettere le torce, perché ovviamente ci saranno i cosi, quindi non avrebbe senso. Qui dobbiamo fare così. Qua invece non le avevo nemmeno iniziate, però avevo lasciato l'incipit per far capire come dovevo fare. Per ricordarmi che ci vanno, che qui ci vanno, per esempio. Questa mi sa che lo devo fare più avanti. Ecco, perché qui invece appoggerà su questo qua, quindi devo metterlo più in alto. Vedete? Così. Vabbè, deve essere tutto quanto in questo modo essenzialmente. Poi ci faremo le bancarelle che farò un po' da solo, un po' con voi, dipende, perché c'è anche il percorso per arrivare alla falegnameria da fare, quindi è veramente faticoso, raga. Vabbè, continuiamo a farli fin quando riusciamo e niente. Poi, come detto, le continuerò da solo, come ogni cosa, perché raga, veramente le cose troppo lunghe. Sono belle, perché se sono lunghe significa che sono belle, a prescindere. Sono belle sicuro, se sono lunghe perché ci vuole tanto a farle, evidentemente, quindi sono belle. Però gli richiedono veramente tanto tempo, tanto, tanto. Io per fare quelle mura ci ho messo 6 giorni, infatti. Ci ho messo di meno il titano con lo... Il titano di... Lasciate stare, volevo fare una citazione da Attack on Titan. Infatti ogni volta che dico mura, che devo dico, finire le mura, mi viene in mente Attack on Titan. Perché l'ho visto... Vabbè, è finito qualche mese fa, quindi qua mettiamo innanzitutto i cosi qua, perché poi li completerò da solo. Quindi c'è ancora un minuto di tempo, quindi completiamo questi qua. Ah, io non sarò illuminato, però credo che ci potrò illuminare poi dopo, perché non credo di aver fatto tutto, 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 tutto precisissimo. È impossibile. Se ho fatto tutto preciso me ne vado. Ma non credo proprio di aver fatto tutto preciso. Quindi mi sa che le dovrò rifare. Ma tanto. Perché devo illuminare quell'angolo. Solo che non come faccio ad illuminarlo? Bella domanda. Vabbè, poi si farà. Vabbè, comunque. Buttato una torcia per sbaglio. Che fail! Vabbè.
Comunque, da via se mi siete tu mi conosci, like, un video che al canale, seguitemi su Instagram e su Twitch, in descrizione, ti vedo la mia versione di One, e mi siete tutti. Era un coso per tutti.